26 novembre 2023 è un giorno importante per il Teatro di Pordenone perché per la prima volta avremo due grandi nomi che appunto non sono ancora venuti a Pordenone. Antonio Pappano, non ha bisogno di presentazioni, uno dei direttori più empatici, più energici che siano oggi in attività, famosissimo sia in Italia perché è stato per tanti anni il direttore principale dell'Orchestra di Santa Cecilia, e sia nel resto del mondo, per i suoi impegni veramente sia in America, sia in Inghilterra, sia in Germania. Ma sarà qui con un'orchestra che a sua volta non è mai stata ancora a Pordenone, la Chamber Orchestra of Europe. Un'orchestra giovane, un'orchestra che nasce sotto l'ala protettrice di Claudia Abbado, così come la Gustav Mahler Jugendorchester, e che però ha spiccato il volo perché ormai è un'orchestra di grandi professionisti che appunto fanno tour con i migliori direttori e solisti. E il tour attuale, appunto, che passerà in esclusiva a Friuli attraverso il Teatro Verdi di Pordenone, sarà con un'altra grande solista italiana. Lei è già stata su questo palco e siamo molto contenti di riaverla tra noi, questa volta appunto solista con l'orchestra, ed è Beatrice Rana. Beatrice Rana sarà la solista nel concerto di Schumann, uno dei più romantici concerti di pianoforte e orchestra mai composti, un fiume in piena di passione, di tenerezza, di sentimenti che cambiano continuamente, che ci travolgono. E sarà un'esecuzione passionale, ma anche lirica e tenera al tempo stesso. Se avete ascoltato il CD che la stessa Beatrice Rana ha registrato proprio con la Chamber Orchestra of Europe, con il concerto di Schumann, vi renderete conto di cosa andremo ad ascoltare. Il programma comprende due altri capolavori meno noti, quindi un capolavoro famosissimo che già molti di voi conoscono, ma sempre accostare ciò che conosciamo a ciò che non ancora conosciamo è sempre un'occasione di scoperta ed è un po' il leitmotiv di questa programmazione. Avremo quindi come brano iniziale del programma l'introduzione allegro per archi di Elgar, Sir Edward Elgar, un grande compositore inglese, famosissimo in patria, in Italia un po' meno, un brano del 1905 e poi la seconda parte con una monumentale sinfonia di Dvorak, ma non tra le più famose, la numero 6, scritta nel 1880 e fonde la grande tradizione sinfonica tedesca con invece motivi più tradizionali, boemi appunto di questo grande compositore ceco Antonín Dvořák. Quindi vi aspettiamo il 26 novembre, Chamber Orchestra of Europe, Antonio Pappano, Beatrice Rana, Elgar, concerto di Schumann, pianoforte orchestra e sesta sinfonia di Dvořák qui al Teatro Verdi di Pordenone.